tutti, altra operazione in uscita per la Ternana, ovvero il prestito di Guido Marilungo alla Prosesto. Marilungo era rientrato dal Pescara alla Ternana, Ternana che l'ha di nuovo in questi giorni rigirato in prestito al Prosesto, e quindi altra operazione di calciomercato in uscita per le ferie. Mentre per quanto riguarda il calciomercato in entrata sembra non esserci un chiaro indizio, comunque ancora non c'è un colpo ufficiale. Ci sono dei nomi, Vitacchio, Viviani, Bartolomei, tanti altri sulla lista, o perlomeno che sono anche stati accostati dai media alle ferie, però colpi ufficiali non ce ne sono. Ci sono state diverse operazioni in uscita, soprattutto prestiti, tra i quali questa di Marilungo alla Prosesto, e quindi Ternana che punta più a sfoltire la rosa che diciamo ad incrementarla, visto anche il fatto che ovviamente gli over sono 18 più eventuali due bandiera, sarebbero 20 over. E io ora non ho fatto bene i conti, però credo che la Ternana sia già quota 20 over, quindi già il fatto che Mobidio di Achite qualche volta è stato anche escluso dalla lista vuol dire che la Ternana è sopra questi 20 over. Quindi, a patto che non esca un ragazzo o non si metta fuori lista un ragazzo, perché poi non è detto che un giocatore deve per forza andare in un'altra squadra, può restare a Terni, ma la Ternana non lo inserisce nella lista che consegnerà alla Lega, e a quel punto ci potrebbe essere un colpo in entrata lo stesso. Staremo a vedere, mancano gli ultimi giorni, le ultime ore per il direttore sportivo Leone di far qualcosa se si presentasse l'occasione giusta, perché cioè, la Ternana non è una società che non guarda il mercato, però deve essere tra virgolette sicura, deve avere delle garanzie per fare l'eventuale colpo. Quindi vedremo, e nel frattempo facciamo gli auguri a Contec che oggi compie gli anni. E per quanto riguarda il calcio giocato, aspettiamo tutti il 5 febbraio alle 14, quando la Ternana giocherà con la Regina. Nel frattempo stanno scendendo in campo i recuperi di B, tra cui non c'è la Ternana, c'è il Vicenza che ha perso con Lecce, è impegnato domani mi sembra con l'Alessandria, squadre di questo tipo, però la Ternana scenderà in campo il 5 febbraio alle 14:00.